Sì, ma dove mi stiamo andando? Ragazzi, buongiorno. Volevo rendervi partecipi del fatto che abbiamo comprato una nuova caffettiera ed è la prima volta in 30 anni che ci troviamo dentro il silicone. Ma perché? Ma farà cacare ora il caffè così. Un caffè siliconico con probiotici della Silicon Valley. Della Silicon Valley, perché noi siamo nella Silicon Valley. Abbiamo messo su il nostro letto. Qui siamo pronti per fare la nostra colazione. Angelo, ciao, sta. Devo dire che la nostra cara Umbria, la nostra amica Umbria, è molto incazzata perché continua a piovere. Stanotte ha fatto... Cosa è successo stanotte, Gianpiero? Spiegaci. Ho voluto che non avessi fatto. Ha piovuto, grandinato a una certa, molto molto forte, tanto che Angelo addirittura ha continuato a russare come se niente fosse. Sì, non si è minimamente svegliato. È stato quel tono quell'assurdo. Assurdo, ragazzi. Cioè, è talmente forte ha piovuto che Angelo ha continuato a dormire. Però va bene così. Che puzza! Però posso dire, che bella capiente, sì. Meno male. Dai, che c***o vuoi? Però con merda. Cioè, devo una roba per bardarmi la bocca. Dai, bardi il cazzo. Appena lo fai un'altra volta non lo faccio. Vai, che bardi anche. Dai, fai vedere la schiena, dai. Anzi, così. Questo scarico è freddissimo. Che è il tasto sopra? Il tasto questo. Eccolo. Fra, posso dire? Puzza. Anzi, questo è pulitissimo. Tutto qua? Ci sarà un tappo. Tutto qua, bro. Aspetta, aprimi un po'. Come stai? Oh, fighi polla sulle mani, no! È salito una puzza. Ma poi scusatemi, quella è l'acqua potabile. Così ti fa, compa, va sciacquato. Ma c'è l'altro, il lavaggio, proprio. C'è che la forte, fa. Anche giralo, gira al contrario. Bravo. Un tappo sicuro. Gira al contrario. Eccolo. No, non c'è un tap, è uscito tutto. Mamma mia, però riempi proprio, riempi un feto. Comunque posso dire che questa cosa Imo nel corso del tempo non è stato pulito bene. Gira al contrario e fai proprio shake al contrario. Ma suca, così. Si riesce per il tappo. Sì, così cade. Che ne sai se è totalmente waterproof sto robo se non mi cola di sopra? Penso sia veramente waterproof, in realtà. Mamma mia. No, ora è pulito. Facciamo un altro e basta. Vai, vai, bell'energia, bello, minchia la sigla l'abbiamo pulita. Minchia, preciso. Appo, venisca. Oh, tappo, figlio. Mentre Giampi riempie le acque bianche, le acque pulite, guardate che bel panorama che avevamo questa notte. Purtroppo non ce lo siamo goduti perché pioveva di brutto, grandinava, stanotte è successo di tutto. Siamo praticamente accanto alla cascata delle Marmore, che adesso andremo a vedere, perché tanto il prossimo appuntamento ce l'abbiamo questa sera. Quindi siamo proprio in questa vallata davvero, davvero stupenda, ragazzi. Quelle che vedete dietro di noi sono le cascate delle Marmore. La cosa che mi stranizza è che moltissimi di quelli che la stanno andando a visitare hanno un impermeabile. Secondo me lo dovremmo comprare. Secondo me ci facciamo una gran doccia. Questa cosa non è scriptata. Abbiamo detto, ah no, non ci andiamo a fare i posti. Invece cascate delle Marmore, una cosa invece bagnata, sì. Wet. Oggi probabilmente avete letto dal titolo che andremo da Matteo HS, ma comunque tre uomini e un camper è anche questo, è anche natura, è vedere. Se un posto come questo, così famoso, ci si para sotto gli occhi, non possiamo esimerci dall'andarlo a visitare. Era veramente a 400 metri dalla nostra area di sosta. Quindi compriamo dei K-Way e i biglietti, che ci sono i biglietti. E i biglietti. E andiamo. Pagare. Chi paga? Sì, tu. Io. Benvenuti signore e signori, oggi è una giornata un po' giosa qui in quel di Umbria, una bellissima regione ricca, piena di contenuti e di posti da visitare. Ci troviamo, come potete vedere alla mia destra, alla cascata delle Marmore. Una giornata molto giosa, le cascate sono in piena poiché ha piovuto nei giorni precedenti, ma passiamo la linea al nostro inviato che si trova direttamente sul posto. Sì, grazie Pietro per la linea. Come dicevi anche tu, le cascate sono veramente molto in piena perché questa notte ha grandinato pure l'alba dei tempi. Mi sto comunque bagnando, sembro l'inviato di... non mi ricordo qual era il film. Una settimana d'addio. La vita è un biscotto ma se piove si scioglie. Come vedete qui siamo nella cascata maggiore, la cosiddetta cascatona, come si può evincere. Era una cascata, molto grande però. Nello studio. Sì, grazie mille al nostro inviato per questo fantastico servizio. Noi ci rivediamo con i prossimi aggiornamenti, sempre dalla nostra Umbria, sempre dalle nostre fantastiche regioni italiane. Arrivederci.
questo pozzo lì, raga. Come un vero principino. Penso che fanno schifo. Andiamo a lavare i vestiti, perché abbiamo comprato ieri teli doccia, ma sanno di petrolio, che non li hanno mai lavati, esattamente come il petrolio sul quale stiamo camminando. Quindi gli diamo una lavata, perché una menta lavata, va. Asciugarmi le balle su quella roba penso che sia veramente controproducente. Momento di pausa mentre laviamo i vestiti. Ovviamente un piccolo snack con le crisp di My Protein. Queste sono interamente fatte di riso e mais, barbecue flavor. Andiamo al taste test. Io le ho mangiate, sono buone, però ne riapprofitto. Come sono ancora più buone? Utilizzando il codice Murri, perché le paghi veramente una miseria. Quanto, quanto? Le paghi, guarda, ti dico, manco il tempo di aprirle e mangiarle. Ah, già, già le pagate, guarda un po'. Aspetta, cosa c'è scritto su sta patatina? Inquadramelo un attimo. Pazzesco. Belle le crisp di My Protein, vedo già che ti sta avendo proprio l'acquolina, stai sbavando. Ma non finisce qua, ti faccio sbavare ancora di più. Su My Protein oggi c'è il 70% di sconto e con il codice Murri, quindi il mio codice, avrete un extra 22 al checkout. Oh, che stai facendo? Vai in descrizione ancora. Che cosa altro vuoi? Cioè, patatine, 22%. Allora, stiamo facendo della sana spesa per... Eccomi qua, l'uomo degli zuccheri. L'uomo degli zuccheri, zucchero in pietra e un donut. Zucchero in pietra, patatino al formaggio. No, frate, i cornetti. Basta. Ma no, tre patatine. Andiamo via. Minchia, ogni patatina ha i peanuts. Poi siamo spaziali, frate. Andiamo a pagare. È della spesa, ragazzi, è una cosa importante. Abbiamo preso i nuggets. Momento pranzo, come ai vecchi tempi. Abbiamo il menù di oggi, prevede alette del Lidl. Della Madonna. Alette del Lidl, altre alette del Lidl, pizzelle come Nati e Jenny e del pane. Buon appetito, ragazzi. Buon appetito, pre Matteo HS. Matteo, stiamo per arrivare. Sì. Ma con la mano! Che carino questo gatto! Stiamo andando indietro. Manovrona in salita col camper, ma nulla. Matteo HS si mette dietro e lo investo, no? Nulla ci spaventa. Maronna, piano, fratello. Qua hai un sacco di spazio, gira. Gira tutto. Minchia, Bruno, non va a esce. Non vedi il suo spazio per fare manovra. Ma come lo giri, compà? Io non sono convinto di volerlo girare, ragazzi. Bella tuta da slow squat, Enrico. Enrico ha una tuta in acetato veramente molto, molto figa. Lo invidio tantissimo. È un grande, ma... sì. Perfetto, siamo più o meno in piano, sì. Ciao Matteo, come stai? Stai, tutto bene, te? Piacere, allora, Giorgio, piacere. Ma sto sacco di limonese, l'hai trovato qui? Che carino questo gatto! Ti piace? Che bello! E che fai, te lo tieni alla fine? Sono andato al Mac e l'ho trovato e tipo l'avevano buttato fuori dal finestrino. Ti così. Buongiorno! Minchia, la palestra, domani mi alleno! Minchia che sei ricco, Matteo! Minchia pezzi palestra! È bravo Matteo! Madò, fighissima, cavolo. Guarda, attrezzata tutta quanta, c'è sta tipo tutti gli attrezzi possibili immaginabili. Domani mattina ci svegliamo alle 8 e ci alleniamo. È proprio vabbè, pieni vabbè. Così di trembolone, tutti pazzi. Io sono povero e li ho comprati fasulli. Sì? E poi si arriva fino a 35, no? Bravissimo, cazzo. Ma è bello che vieni sopra. Andiamo. Vai, andiamo a vedere sopra. Hai casa e studio diviso? No, qua è tutto studio. Poi che minchia fai? La sala dove ci faccio Natale, dove ci gioco a carte, dove ci minchia, vero quante cose che hai. Qua è sempre Natale, quindi. Poi ci faccio poker con la gamba dell'altro, il microfono, tutto quanto. Level Up! La tua promo di Level Up penso sia la più bella, la più bella che si potesse mai fare. Dove andiamo? Andiamo nel regno oscuro. Quanti cazzo di piani sono? Tre. Maronna santa. Andiamo nel regno. Se puoi? Sì, 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 prego. No, prego. Che onore, cazzo. Sì. Ah, ecco, perché tu fai sia qua, esatto, girata. Madò, bellissimo. È buono. Questa è metà cucina e metà studio. Qui è dove l'olio e olio è nato, ragazzi. Qua, su questo bancone, esatto. L'olio ha deciso di tirare un tiro mancino a Matteo, che pensava che tutto l'olio fosse uguale. Questo è proprio studio streaming, tutto... Sì, sì, sì.
E quindi stasera si cucina. Pure le telecamere lì, così guardi tutto mentre streami. Là c'ho le telecamere che se vengono i ladri, qualsiasi cosa, c'è tutto. Qua come vengono a rubare qua dentro. Qua è un magazzino, è tipo. Ma no, che figo! Qua c'ho l'angolo sponsor per quanto riguarda Level Up qua. È più un magazzino però questo. Però tu questa sala green screen che ci fai? Per il poker pure, no? Ma no. Qua ci faccio lo studio in 3D con una postazione mobile che sposta avanti e dietro la cam. Dai, fighissimo, cara. Sei super attrezzato, bro. Poi con uno studio 3D faccio tutto qua. Sì, sì. No, tu che fai schifo. Cacchi, io ho una stanzetta per combinazione. Ma le sorprese non sono finite qua, eh. Come non sono finite? No. Non sono finite le sorprese. Seguilo. Guarda come sguiscia via. Allora, qua è tutto il magazzino qua. Minchia, regia. Qua ci sta. Ma sei stivato bene. Cavi Ethernet e modem. Cavi qua USB. Tutto. Minchia, sei troppo organizzato. Qualsiasi cosa mi serve faccio tutto. Rotti? C'è un botto di roba. Qualsiasi cosa mi serve tiro fuori. Ma dove il microfono hai? Qualsiasi cosa. Questo qua è il quadro elettrico di tutto quanto il Direi, ovviamente tutto diviso, certo, cioè direttamente collegato con l'Enel per i suoi 80 gigawatt. Esatto. No, c'ho 10 kilowatt. Qua è una postazione che ho messo. 10 kilowatt, manco in una villa serve 10 kilowatt. Qua che ci fai? Questa regia. Qua? Brostarza. Minchia signor, perché lo fai qua Brostarza? Perché dentro non ci arriva il cavo, perché i computer stanno da fuori. Perché dentro dopo mi facevano casino sul microfono, allora per insonorizzare il tutto l'ho messi da fuori i computer. E questa che minchia? L'hai condizionata? Sì, questa qua è il ricircolo dell'aria. Che troia. Simulatore. Col sedile di una macchina vera, di una Lancia Y. Esatto, della Lancia Y qua. Questo è vero, con Fanatec, tutto cambio, freno a mano, c'è tutto. Ma in quattro centriamo, Matte? A voglia. Sì, sì, come no? A voglia, sì. A voglia. Cioè, quindi, anche se qua fai un bordello della Madonna, non si sente nulla. No, le voci no, i bassi invece, se tu tipo con i piedi fai così, si sente tutto sotto. Sembra di essere un videogioco. 58 decibel di assorbimento c'ha sta stanza. E il cartello dove si accende? Il cartello? No, lo dobbiamo accendere, Matteo. Bam! Funziona. Incredibile. Sì, sì. Ma ogni tanto c'è sto cartello, ogni tanto no. Com'è che è? No, questo ci sta sempre. Fisso. Questo c'è sempre. Poi alcuni TikTok che mi spuntano, ogni tanto c'è, ogni tanto non c'è. Bello, bello. Non vedo l'ora di cucinare. Mamma sì, mia. E poi Enrico è bravissimo, via. Enrico, bravo, bravo. Ah, ci organizziamo tutto e ci vediamo direttamente questa sera. Con la cucinata mondiale. Con la mega cucinata con Enrico. Che onore. Ci siamo, buonasera, bentornati, ben ritrovati. Oggi non siamo sul canale mio, ma siamo sul canale di X Murri. Con il vol Matteo HS ed Enrico. Che onore, che onore. Che facciamo stasera? E Vinci Sgrassi. Ma perché si chiamano Vinci Sgrassi? Esatto. E Vinci Sgrassi perché è una pasta grassa che c'è un po' di tutto. E sopra alla fine si mettono anche i rigagli di pollo poi. Il sugo si fa con i rigagli di pollo, non carne marinata. E me fate, Henry? Vai, allora iniziamo, che facciamo, Henry? Andiamo subito con la... Ah, ma facciamo pure la pasta! Minchia. Sì, tutto a mano. Ancora niente capisci. Tutto a mano come tradizione vuole. Non lo capisci tu? Ho capito, vai, vai. Quindi, farina, quella che vogliamo. È la manitoba questa, sarebbe. Manitoba. Vabbè, totalmente a occhio. Tutto a occhio, tutto a mano, tutta una cosa incredibile. A sentimento. Henry, sai dove sono venuti loro? Dalla Sicilia. Da Palermo. Faccio raccontato un po' di barzellette. Ci ha detto anche delle barzellette proprio tipiche. Ah sì? C'è un amico mio che è tipo di... Ma non me la vado. Non me la vado. Del buco della gallina. Perché mi lavi la Questo è vero, questo è vero. Sì, perché vieni dal culo. A te ti piace toccare il culo della donna, vero Henry? Ma è un pochetto di più. Sì, sì. Cioè, guarda che professionista come apre l'uovo. Mamma mia, Henry, sei un maestro, veramente. Ah, devi vedere come tira a mano, Mamma mia. Dopo te ci faccio provare pure voi due, Vai. Ma che mi fai provare? Non so se siamo degni. Io non so buono a fare un cazzo. Tu che stai facendo? No, sei rotto. Io niente, io gli passo gli arnesi. Sì, esatto. Bello, noi che possiamo fare, Henry, nel frattempo? Guardare, nel frattempo guardare. Ma intanto guardiamo, ok. Non ti permettere mai più. Un goccino d'olio, un goccino d'olio. Io glielo do. Qua, metti. Vai, Henry. Vai, metti. No, basta, no. Olio, okay. Che c'è scritto olio Lambello. Olio Lamberjack. Lamberjack. È un ragazzo che porta l'olio. Sì. Grazie Lamberjack per l'olio. Grazie. Quindi farina manitoba, farina zero, sì. Olio, uova. L'olio perché uova, l'olio? Sì. Matteo, perché l'olio? L'olio perché ammorbidisce. Perché l'olio è olio, Matteo. Ah, è vero. L'olio è olio. Poi prendi la roba, fa tipo un vulcano. Sì. Ci mette le uova e poi dall'esterno butta dentro all'interno la... Guarda che... Oh, prendi spunto, Matteo. Devi diventare uno chef, ma te c'è un pezzo di buccia di uovo. Esatto, Henry, aspetta che ci mangiamo le cocchie e l'uovo dopo che fai? Io non lo vince.
Porco demonio. Inizia tutto alla strada grande. Sì, sì. Benissimo. Quindi sì, movimenti circolari e poi iniziamo a ambasciare. A tritare il guscio dell'uovo. A me Enrico è un fulmine. Per fortuna, visto che abbiamo iniziato per... Tu sei tutto l'opposto. Cioè siamo arrivati alle 5, siamo abbiamo iniziato a registrare alle 20:19. Che... Due fogli di carta di sopra. Ma assolutamente. Sì. Prendi i fogli di carta, veloce! Per mettere la sfoglia. Siamo decisamente sovranumerati rispetto a quello che dobbiamo fare. Cioè uno lavora e tre guardano così. Che io già tiro la pasta. Sì, 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 già sta impastato, guarda, guarda. Ma l'ha uscita da sotto banco. Ti ho sentito qualcosa. L'hai trovato? L'hai sentito? Bottontiera, sì. Non ti preoccupare. Sulla farina forse stava. Ha missato tipo tutte le volte il... No, ce l'hanno con le mani. Totalmente missato, però va bene. Sì, va bene. Poi, la cosa che mi fa ridere di Enrico, quando tipo, insomma, gli casca per terra qualcosa di più grosso, che gli giamba, butta per terra, poi con lo piede e butta tutta la cucina. Come vedete, io questo è già fatto, mi basto pronto per... Ok. Deve essere morbida come il seno di una donna. Bello. Ma te vedi se la consistenza è quella familiare, è quella delle min. A me questa mi pare la chiappa di una donna, lo curo. Vai Ma mai morbida. Vai ma, dai, guarda che te lo fa lo sbalare. Con le mani fai camminare la farina pure. Sì, un po' la farina. Io vai. Come vai. Così. È bravo? No. Grazie maestro, grazie. Ah, basta. Raccogli tutto qui. Raccogli, falla cina. Per favore, non lo vedete che già c'ho il giudizio del maestro e mi sento in soggezione. Esatto. Prendi quella. Okay. Io via, cambio. Cambio, c'è anche fare. Io non fare. No, Così, esatto, bravo. La camminata. L'avevi girato. Bravo, vai. Venne a travagliarmi. Ma ci sta l'ubide dentro il camper, sì. Perché? No. Ma come ti è venuto in mente? Ma perché ti è venuto in mente? Ora perché lo tagliamo, Henry? Perché lo taglio quello che piglia tutta la farina. Ah, okay. Ogni volta che cucina Enrico, io imparo sempre qualcosa del nuovo. Certo. Allora, com'è questa consistenza, Henry? Benissimo. Questo è quasi come, che misura è di minna questa? Una quarta? Che misura di seno è? Questa è una minchia. Una minchia. Una quinta. L'hai mai vista? Mi dicevo, no, tu mi dicevo non l'hai mai vista? No, io ho visto la Riganelli. La Riganelli. Enrico va matto per la Riganelli. Oh. Ah sì, per è incinta. Auguri, ha fatto vedere, faceva la ginnastica lei. È incinta, hai visto, Enrico? Minchia, c'è riempì la pancia, non marito. Qualcuno gliel'ha messa nella panciona. Enrico, che gli faresti a Michela? Niente, e io leccherio sempre fino a quando in vita, come forse lecca. Quando te la vedi che sta col culo sull'acqua, col culo, col culetto che gli compare sopra, e lì te metti lì la blocchi. Com'è la pasta? È pronta già. Vai. Posso sentirvi? Sì. E questa è ancora voglia? No. Ma tu che una pellicola mi serve una pellicola. La pellicola? Io. Guardate, sembra uno scherzo, ma questa è la perfezione. Allora, la pannella è perfetta, deve essere così. Bellissima. Che gli facciamo? La dividiamo. A metà la dividi? Perché? Una bellezza tre pellicole, sì, perché c'è due, no? Che dobbiamo fare? Enrico? No, Enrico, il coltello, ci sarà sicuro qualcosa che dobbiamo fare. Ditemelo, perché altrimenti non so che fare col coltello. Che ci faccio col coltello? Che ci fai col coltello, Enrico? No, stava qui. Ah, stava lì. Qua. Vai Matteo, datela fa. Prepariamo lo sugo. Solo che Enrico per fare lo sugo ci vuole 10 ore. Ma non ti preoccupato, fatti zitto. C'è. Dammi il sedano. Dai il sedano, Guarda Matteo. Guarda qui Matteo come taglia le carote. Con tutta la scoccia. Tutta la buccia, Enrico. No, questa è pulita. Pulita? Ma le carote non hanno buccia, a posto. Guarda come va il coltello. Sì, questo è super veloce. Enrico. Enrico, se dai a me. Il paradiso, questo è il paradiso. Guarda Matteo. Enrico. Allora ve lo dico subito. Quando si fa il sugo, mai la cipolla rossa. E questa è rossa. Perché questa stiamo messo? Quello che ce l'abbiamo. No, è uguale. Ma voi? E piglia questa. No. E piglia questa. Va bene, uguale. E rima, se ci vanno sulla cipolla, via. Convincilo. Porco demonio, guarda come taglia la cipolla veloce. Ma per chi a casa non lo sa fare col coltello, va bene il frullatore, Henry. No, prendi la raschiatore. Ah, il gra... ok, la grattugia. Ah, la grattugia, ok, fa così. Ok, perfetto. Vabbè, proprio così gli amici a casa sanno come... Sì, ok, questa qua. Henry, vieni un po' se No, Henry! Henry, tu per controllare l'olio ci metti la mano dentro. Lui è un professionista. Abbasso il ri? Abbasso questo. La carne vuoi? La carne. Quale carne vuoi, ri? Ecco, è un pochetta.
Aspetta, questa che è stata in merda però. Come? Come è stata in merda? Aspetta, non aprire il fegato se non serve. Almeno sai, ma... Matteo, non fare sti versi. Ma la cagata. Almeno sai, Dio. Ma non buzza. Lo taglio? No, c'è uguale. Vai, Matteo, taglia sti fegati, mi raccomando. Ma ci penso io, Harry, non ti preoccupare, sarò il tuo braccio destro. Dai, Harry? Sì. Mamma mia. Un po' di vino per sfumare, Harry, non ce lo mettiamo. Sembre, sembre. Un po' di vino, ce lo mettiamo. Posso avere l'onore, confuso un cazzo. Vado, Harry. Bello, vai, però. Che sei sta puzza, Harry? La puzza di merda. Metti? Dai, degrasso, degrasso, degrasso. Vai, 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 io. Quando, Harry? Basta. Basta, basta. Spezi, Harry? Specie e te, a posto, è maggiorana. Vuoi cosa che è questo? Bebe? Dimmi sì. Basta Enrico, non mi riesco più a fermare. Basta. Bebe, io, vai, vai, prego, prego. Allora, chiodi il microfono. Cosa, va questa cosa, Matta? Sì, la voglia, dammi qua. Vai, mi dammi questa spadella. Spadella. Per spadellare così è necessario il movimento di bocca pure, Matteo. Ora ci mangi senza pollo tutto, Matteo! Ci metti il pomodoro adesso, ci posso mettere il pomodoro? Certo, no. Puoi fare quello che vuoi, Harry. Come i migliori programmi di cucina, questo era per farvi vedere il procedimento, ma abbiamo quello pronto. Io non so cosa c***o stiano confabulando. Ok, vai, io! Okay. Mica significa io tutto il tempo? Buona acqua calda. Buona acqua calda. Oh, no! Ma lo cazzo Harry! Ma come lo fa? Con le mani, scusami. Sembra. Questo lo lasciamo cuocere adesso per qua. Manca sale. Questo qua c'ho. Che sta a fare, Harry? Che sta a fare? Devi stendere la pasta. Faccio la pasta. Ok. Ma che già la siamo fatta? Chiamare una zuppa. Come? Ma te, se io metto un cucchiaino di merda in un pentolone di sugo, si sente? Sì. Merda puzza. Allora, intanto qua Enrico sta andando alla grande, sta facendo alla grande, sì. Sai che faccio qua? Lo abbasso. Abbasso così. Piano piano lui si va addensando. Cioè, prendendo a metà. Il prossimo Natale siamo pronti. In teoria 2-3 ore deve bollire. Nel frattempo guarda che bello sfoglio che stiamo tirando. Esatto. Eccolo. L'ha trovata la cocchia? Sì, scappa. Ah, la cocchia sì, la provo sempre io. La trova. Ecco. Spesso e volentieri. Sì. Madonna, Enrico. Inarrestabile. Vabbè, fa sta roba non è facile. Ma ci basta sta pasta per fare tutti i grassi? Sì. Quindi praticamente è la vostra lasagna questa. Cioè lasagna che poi... Lasagna marchigiane. Lasagna marchigiane. Chiamate Vincis Grassi. Vincis Grassi. Come fiero Matteo che adesso... Vai, vai, jumpy deck. No, che sta... Vai, io jumpy che io. Spiegagli. Minchia così, se fa e basta. Poi quando è a un certo ora, vedi che c'è che fa a certo ora, quando vedi che sono stanchissimo, cioè non so. Fai con la mano così. La giriamo e la continuiamo a stendere, giusto? Che no. Stancarti, no? Oh, tipo che sta vetata. Ma quanto deve essere fina, Harry? Tanto. Ma i millimetri. Fai in questa maniera. Il lembo da lì. E la tiri. E cammini con le mani, mani. Esatto. E questa si allarga. Sì. Poi fai così. Eccola là. Capro uno schiaffo. Sì. Prova. Vai, morri, prova. No, qui sono bruciato gli occhi questo coso. Non distrutto, cioè ti giuro. È tipo la stanza dello spirito del tempo al contrario. Ti stanca stare qui. E no, non è io. Ma tu le mani, Matteo. No, però prima devi. Matteo che ci facessi un domani. Mettila qui. Oddio. Vai morri. Ancora. Vai morri, oh, vai. Stendi come se non avessi mai stato. Finivo tagliere però Henry. Aspetta la spacchi ti fottiamo allegnate. Ecco. Ora la rotolo così. Bravo. Con la mano. Ma sei un coglione sei. Sei veramente peggio di Matteo. No vabbè. Henry dai sistema la tua. Oddio. Questo deve farlo Enrico perché è una roba troppo. Sì ma Enrico è un maestro. Guarda. Volete un po' di. Lo posso dire? Coca. So. Posso dirlo? E se non lo potevi dire la tua censura era coke. La coca. Chiamo un po' di carta sotto. Tagli questa pasta qui a scacchi quadrati. Ok. Sono su scacchi, sono rombo, cosa vuoi? Cominciai da diagonale, ho continuato in diagonale. Dai, come ti pare? Ma che cazzo dai? Vabbè, sono rombi, Harry, va bene uguale. È uguale. Però questa per bello. Ok, vai Harry, tutta libera là dietro. Ci metto la carta? Sì. No, fermo, che minchia fai? Sì, sì. La metti qua sopra poi. Si va un altro strato. Eccolo! Perfetto. Ecco. Mettiamo su una pentola per l'acqua. Oh, guarda un po' che bello suo che ha fatto Enrico. Guardate un po'. No raga, stiamo scherzando. Cioè in realtà l'abbiamo già preparato prima con certo, Enrico. Certo, ovvio. Perché questo deve volere 4 ore, sennò. Allora, questi di fogli non è che sono tutti precisi come no, quelli. No, sono rustici. Esatto, roba rustica perché è fatta a mano proprio. Ecco. Certo. Io ve la voglio far vedere da vicino perché qua non so se si vede. Non la mettere da bollire. Che c'è sta. Sì, sì, lo so. La texture, sembra cazzometrata. Sotto si vede che c'è sta tipo la mano che si vede, significa che è perfetta. Quando Bravo. È così significa che è veramente perfetta. Grazie, Matteo. Tu la fai pure così la pasta? No, troppo difficile. No. Qua, besciamella già pronta. No, perché non abbiamo c***o di fare. Siamo più rapidi, sì.
freschissima. Esatto. Fresca, fresca che un goccetto di latte, se ce l'hai pronto. Un po' di latte, Matteo, ce l'hai scoccio per piacere. Dimmi un po', Henry, quando ce ne va? Ma dico quanto sei scaduto sto latte. Matteo, no, 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 questo è scaduto, meglio, meglio. Più buono. Senti un po'. Porca miseria. Non sentire. Dai, sta. Fammi! E dai, Henry, sta avuta lui. No, no, niente, Enrico non vuole che lo butto via. Niente. È una madonna quando ce ne metti il rigo. Gira quella porca. Questa diventa panna, eh. Sto andando tutto male. Che devo fare io, Matteo? Qua niente, devi guardare. Devo guardare, devo guardare. Cioè, chiamando a fare. Dai, chiedo un pezzificato fano. Questo non ti serve più, Ri? No. Ma non mangi questa cosa. Ok. Ma alla fine ho scoperto che cos'è il dino. Un dino dice un altro dino. Giochiamo a nascondino. Dai, no. Lo sapevo. Che sapevi? Che cos'è il dino? È l'animale. ma fidati che... Piano, piano. A te mi dai un po' di noce moscata per piacere, sì, che la metto qua. Basta, Dio. Oh, non andando, No, no, no. Che già ci sta. Porco... Errei! Minchia! Dammi il cucchiaio. Da che? Vuoi parmigiano qui? Basta, basta. Io errito. Ecco Lucaccio, vai. Butta. Tutto? Io butta tutto dentro, io vai. Erri qua voi, Sì, va metti bene? Il sale e abbassa un pochetto. No, il sale già... mi sa che ce lo siamo messo, vedi un po' no, se no, ci no, sono. No, vedi un po'. Oh, porco diavolo, re! Dio santo, Dio! Dai, un po' di sale metti. Ma ci puoi ficcare un dito dentro? Che ci metto? Quelli miei è meglio. Erri, ma piglia un termometro. Ma veramente, c'è lo sale? Ma io. Un po' di sale, Pino, un po' di sale, un po' di sale. Un po' di sale, un po' di sale. Io. Allora, è liquida, ma deve essere liquida perché dopo se ritira in forno, capito? Alla bollia, Precisa, pronta? Pronto. Vai, ma due. Butta dentro, sì. Tre. Quattro. Taglia quelle altre. Vai, tutte le altre. Sembra che cucinavo tipo da 6 ore, più o meno. Dici? Esatto. Matteo, che ci hai fatto con quelle mani prima? Henry, me ci sono toccato il culo. Ai, è meglio. Tutto com'è, Henry? Sì, buono. Grazie un po' di formaggio. Puro. Sì. Dove? Dove? Vieni dal suo. Com'è questa esperienza? Quanto è, Matteo? Quanto è? Terribile. Basta questo lì. Mi dispiace che siete un po' provati. Basta, basta. Ciao, madre, una puttana. Dai, Matteo, ci sono vestito immagino. Guarda, ma che è mezzo formaggio. No, questo è quello che è caduto. Ah, e lì vuoi? Meglio. Allora, qua abbiamo iniziato a mettere, abbiamo imburrato tutto sotto. Poi ci abbiamo messo il sugo. No, sugo, poi la una pasta, bella, una pasta. Bella pasta sopra. Poi adesso mettiamo non toccare con le tue manacce, Matteo. No, non tocco. Henry, a che serve questo? Che spreme i limoni. Ah, ok, ho pensato male, pensavo giusto. Però se uno se lo vuole mettere dietro. Guarda, lo mette tipo così a pioggerellina, così a sentimento. Enrico, ti fa delle robe che sembra che è stupido, però in realtà dopo alla fine... È scemo. Riempi... Io riempi tutto qua. Ok, io ci metto altro parmigiano. Altro cacio? Sì. Sai, tutto non punto, Matteis. No, questo, chi è questo qui? Chi socio? Mangiatelo. No, io non lo voglio. No, apposta. E dai. No, perché mi fa impressione. Che cos'è? C'è il cervello questo? La carne, no, la carne. Senti. Ah, ok. Senti, no, non è il cervello. Vai. Siamo pronti per infornare, Henry? Sì. Ci vediamo quando la pasta è pronta. Sì. Io santissimo, ma dove vai? Ma ci puoi andare con le mani così? Con chi ci va con i piedi? Ma porco diavolo. Ragazzi, la lasagna è quasi pronta e vinci quasi, grassi. Manca poco. Mancano circa 2 minuti da praticamente 6 anni. Perché si siede sempre accanto al forno? Tipo, porco diavolo. Attento. Henry, come fai? Henry, la mano sotto, Dio padre! Io non mi rido, non so più che fare. Ma ci ha ficcato la mano sotto, ci ha ficcato. Sarebbe però come venire per la... Che perfetto, ragazzi. Ah, fai un po' vedere, si vede? Qua, ti ha fatto noti a tu. Vai Henry, vai! Bella, io! Vai cuoco! Dopo tanto lavoro, siamo pronti ad assaggiare la leggendaria BAM! Ecco qui. Dopo tante bene e tante affanni, Gesù Cristo ha cacciato un piccapagni. Assolutamente sì. Siamo d'accordo, non possiamo assolutamente dissentire quello che dice il maestro. Assaggiamolo, vai! Aspetta, allora, sarà bella, 3, 2, 1, via! Per cazzo, sarà caldissimo. Ma è pure buona, cazzo. Bravo Henry. Bravo Enrico. È buona. Non è buona. È buona! Vieni, bello. Meno male che mi sono rizzato. Direi, ragazzi, che questa è la conclusione perfetta. Facciamo mangiare il buon Angeluzzo. Grazie mille Enrico. Grazie Matteo. Ma di che? Grazie Babbo HS. Grazie a tutti. Ma grazie a voi per essere venuti. Grazie a voi, è un piacere. Noi ci vediamo presto perché dobbiamo venire a assaggiare tutte le prossime... Le olive pascolane e il pesce. Per libatezze di Enrico. Scusa. Buon appetito. Dove vai? C'è il refill.